Conferenza stampa di presentazione di eventi qui in sala consigliare a Sant'Egidio alla Vibrata, si è appena conclusa infatti l'occasione per presentare su tutti la edizione 2015 della rassegna di Cabaret Comici si nasce, che si svolgerà in piazza Umberto I proprio qui a Sant'Egidio alla Vibrata, ma attraverso le parole dell'assessore Amatucci abbiamo anche ascoltato la presentazione di altri eventi qui a Sant'Egidio, su tutte la Notte Bianca, che si conferma per il secondo anno consecutivo e che va a coincidere anche in una serata con la 20ª edizione della Sagra degli Gnocchi, altra evento di tradizione qui a Sant'Egidio alla Vibrata. Noi abbiamo seguito integralmente la conferenza stampa presieduta e aperta dall'assessore Amatucci, con la presenza dei conduttori di Comici si nasce, vale a dire Angelo Carestia e Maria Rita Piersanti, ma anche la presenza dell'associazione Lido degli Aranci, che ha curato proprio la parte artistica e la direzione artistica di questa edizione 2015 di Comici si nasce, così come aveva curato anche le altre edizioni. Erano appunto presenti per Lido degli Aranci Tullio Luciani e Assenti, che è insomma l'altra anima dell'associazione. Vi dicevo, noi l'abbiamo seguita integralmente questa conferenza stampa e poi successivamente abbiamo seguito e incontrato il presidente della Prologo di Sant'Egidio, Vincenzo Dorisi, che comunque vi mostreremo in un'altra intervista a parte, sempre per quello che riguarda gli eventi che sono stati presentati oggi. Allora andiamo a vedere la conferenza stampa che abbiamo deciso di seguire praticamente in forma integrale. Lo seguiamo adesso nelle immagini. Allora, signori, buongiorno a tutti, benvenuti nella sede comunale di Sant'Egidio alla Vibrata, nella nostra sala consigliare. E vi do il benvenuto innanzitutto perché siete coloro che poi daranno visibilità e informazione su quello che andiamo a presentare oggi, che sono gli eventi clou dell'estate sant'egidiese, che già sino ad oggi è stata ricca di rappresentazioni teatrali, concerti, vari saggi di danza. E da oggi non dico che si inizia a fare sul serio, però iniziamo con prodotti un po' più interessanti. Questa sera ci sarà una rappresentazione teatrale e poi sabato è l'evento su cui puntiamo molto per dare lustro alla nostra cittadina. Infatti molti si aspettano tanto da questa seconda edizione della Notte Bianca, visto che la prima era un po' nell'incredulità di tutti, perché un comune così piccolo che potesse affrontare una Notte Bianca non era, diciamo, vista con occhio positivo da parte di nessuna delle componenti locali, a cominciare anche dall'amministrazione stessa, che diciamo aveva qualche dubbio sulla risposta del paese. Invece l'anno scorso hanno risposto tutti, non solo il paese, anche i paesi limitrofi, la stampa ci ha dato ragione, c'erano molte reti televisive presenti e c'era il supporto vicino a me, come l'anno scorso, dell'agenzia Lido degli Aranci, che ringrazio sin da ora per quello che ha fatto negli anni scorsi e per quello che farà in questa 10ª edizione della rappresentazione Comici si nasce. Avete avuto modo di vedere già le pubblicità degli artisti che saranno presenti sul palco e in più ringrazio come sempre i mattatori delle serate estive, nonché dell'evento clou dei Comici si nasce, che sono il nostro Angelo Carestia e la carissima Maria Rita Piersanti, che a detta di tutti è una di quelle aspiranti presentatrici che mancano oggi nelle reti televisive nazionali. Ho il piacere di avere davanti a me componenti e giornalisti della carta stampata di ampio raggio, sia abruzzese che marchigiana. Ringrazio anche la presenza di una nota presentatrice della rete più famosa delle Marche, RTM, che ci onorerà anche
della pubblicità dei nostri eventi. Ringrazio il presidente della Proloco che invito tutti a partecipare da domani qui da noi a Sant'Egidio. Inizierà la 20ª sagra, anche questa è una ricorrenza importante, 20ª sagra enogastronomica, quindi per 20 anni già ci sono dei pazzi che impegnano la loro estate per organizzare qualcosa per il nostro piccolo comune. La radio ufficiale, nella persona del suo presidente, rappresentante, operatore unico, Diego, non della Valle. Grande attore, anche da ieri sera abbiamo scoperto conoscitore del territorio, e quindi sicuramente a breve lo vedremo in qualche programma quiz delle reti. Al primo provino sarà sicuramente preso, non tanto per la cultura quanto per l'immagine comunque. Quindi siamo andati già alla serata dei comici, ma voglio sottolineare, non voglio dare a tutti in pasto quello che sarà, insomma, questo succedersi di eventi locali, perché spero di avere pubblico talmente in misura eccelsa da poter dire un altro anno che abbiamo comunque fatto qualcosa di importante qui a Sant'Egidio. Ringrazio ovviamente l'amministrazione comunale che ho l'onere e l'onore di rappresentare, spero che a breve arrivi anche il sindaco, perché era una riunione all'Unione dei Comuni, e quest'anno più che mai voglio ringraziare la Fondazione Tercas. Come potete vedere, ho allestito dei totem qui in conferenza stampa, perché ha creduto nei progetti che abbiamo presentato sin dal mese di dicembre, e quindi ci ha concesso un contributo, che però già il fatto che ce l'abbia concesso vuol dire che i nostri progetti hanno avuto un riscontro positivo sia a Teramo che in tutta la regione Abruzzo. E adesso passo la parola, visto che io auguro a tutti di passare una fine estate di gradevole e godibile a Sant'Egidio, e adesso passo la parola ai miei amici che presenteranno più nello specifico la 10ª edizione, pensate, 10ª edizione di Comici si nasce. Bravo. No. Allora, va bene, io sono testimone di questa 10ª edizione. Chiaramente non è il 10º anno, perché alcune edizioni sono state saltate, quindi tengo a precisare questa cosa. E niente, la tradizione di questa manifestazione ormai è sentita fortemente dai cittadini sant'egidiesi, tant'è vero che io, che vivo a Sant'Egidio, posso raccontare qualche piccolo aneddoto. Vado dal fornaio, vado al supermercato, gente che insistentemente chiede chi viene quest'anno, chi viene quest'anno chi ci abbiamo. Io dico, non ti preoccupare, sorpresa, perché noi già lo sappiamo prima, perché insieme al Lido degli Aranci ci lavoriamo già da molti mesi. E il ringraziamento va veramente all'amministrazione comunale, che si dimostra ancora una volta sensibile a questo evento, e il ringraziamento che voglio fare veramente a Lido degli Aranci, che supporta con la loro struttura tutto quanto, e il loro serbatoio infinito di comici nazionali, grazie alla loro Cabaret Amore Mio, che ormai è diventato il festival più importante a livello italiano, con direttore Enzo Iacchetti. Quest'anno abbiamo avuto Renato Pozzetto, insomma tanti personaggi. E quindi io ringrazio da cittadino e anche da conduttore, insieme a Maria Rita, che poi ascolteremo, Lido degli Aranci, a cui vorrei dare la parola per questo evento del 30 e 31 di agosto di Comici si nasce. Facciamo parlare prima Maria Rita, prego. Loro si tengono il dolce, il finale, capito? Lido degli Aranci è una grande esperienza e si è dato fiducia a te, a questo festival Comici si nasce, per 10 anni, anche se non consecutivi. Beh, questo è un segnale importante. Io il plauso lo farei a Angelo Carestia, un ringraziamento anche per la fiducia che da qualche anno mi tributa, perché ci siamo conosciuti una vita fa, siamo grandini. Però ci siamo sempre aiutati. In realtà questa cosa io, come dire, l'ho vissuta perché sono stata adottata da questa manifestazione, ma è stato subito come trovarsi a casa, perché ci si trova a collaborare anche con gli artisti, a costruire un percorso che è mirato su questo tipo di pubblico. Qui c'è davvero un pubblico di tutte le età, un pubblico trasversale, non è soltanto un pubblico di appassionati o di conoscitori del cabaret o del comico che va di moda. Qui ci sono tante emittenti nazionali rappresentate da questo cast. Ci saranno anche
dei giovani artisti che Angelo Carestia vuole sempre mettere in luce, parliamo anche di artisti musicali legati al territorio, ma soprattutto c'è la partecipazione del pubblico che diventa il protagonista assoluto, perché poi molti di questi comici riescono a coinvolgerli anche letteralmente sul palco. Lo scorso anno abbiamo avuto un grande esempio anche con Rocco Borsalino, per esempio, e non sarà l'unica situazione. Onorata anche della fiducia da parte di Rio degli Aranci, grazie a Tullia e a Walter, ovviamente grazie all'amministratore di Sant'Egidio e grazie al pubblico, perché noi senza il pubblico non saremmo qui e non saremmo nulla per questo tipo di lavoro. Grazie. Bene, quindi parliamo, grazie a Maria Rita Piersanti. Io cedo la parola a Walter Assenti e Tullio Luciani per parlare un po' della ciccia, nel senso delle portate importanti di questo menù che abbiamo messo su per la 10ª edizione di Comici si nasce. Bene, grazie a tutti per la vostra presenza e per, voglio dire, senza di voi probabilmente noi potremmo fare molta poca cosa. Grazie all'amministrazione comunale, a Sant'Egidio, perché noi a Sant'Egidio vogliamo tanto bene, ma non è una piaggeria così. Abbiamo una delle persone più care e più preparate in assoluto a livello nazionale, perché Nemo profeta in patria, dicevano i latini, ma Angelo è qualcosa di veramente importante. Ho avuto il piacere e l'onore di averlo come mio graditissimo ospite non più tardi di un mese fa in una splendida location a Montecatini, in Toscana, in un'azienda, e devo dire che, vi racconto questo perché è molto carino, io avevo 5 biglietti da visita miei, li ho finiti perché i miei colleghi, era una convention aziendale, i miei colleghi e il titolare dell'azienda, che comunque l'ha già prenotato per il 5 di novembre, quindi il 5 novembre lui sta a Montecatini di nuovo, e è veramente stata una serata magica. Quindi probabilmente, non che io avessi bisogno di queste conferme, però probabilmente noi non ci rendiamo conto di quanto lui possa essere bravo, perché lo diamo per scontato così. Dico sempre, se Angelo avesse avuto la fortuna di nascere a Milano, a Napoli, a Roma, e avesse parlato un dialetto diverso da quello nostro, probabilmente noi qui adesso non ce lo potevamo godere. Questo è. Fatto questo breve così cappello introduttivo, anche il fatto quindi di avere Angelo così, dobbiamo veramente impegnarci tanto. Un altro impegno ancora più gravoso è dato da un personaggio che abbiamo il piacere di avere, di averlo come amico, se mi permetti, da diversi anni, e con lui veramente riusciamo a collaborare veramente alla grande. Collaboriamo talmente tanto alla grande che il mio socio Walter Assenti non mi fa dormire da un paio di notte, perché mi ha detto: ho paura di fare... Ho paura, ha detto, di fare i conti, perché sicuramente saremmo sotto. Partiamo con Alberto Cagliazza, che è un rumorista. Lui è molto contento di tornare qui perché diversi anni fa ci è venuto. È il più bravo rumorista italiano in assoluto. Vi devo dire che ci fa sempre stare con un po' un patema d'animo, perché è un personaggio questo qui, famoso in tutta Italia, perché insomma... Dario Bandiera era un dilettante in confronto a lui. Poi dopo, però, Dario Bandiera è uno che ha avuto più fortuna di lui, però tecnicamente molto molto più preparato di Dario Bandiera, Alberto Cagliazza. Un altro che l'avete visto quest'anno, insomma, a Colorado, è stato sicuramente il numero uno, si chiama Carmine Farago. Non vorrei spendere tante parole perché lo conoscono in molti, è un grande personaggio, io direi tra i primi 10-15 comici in Italia che oggi uno può tirare fuori, dirà sicuramente, farà sicuramente il nome di Carmine Farago. Un altro napoletano che si chiama Fabian Groot, è uno che è stato la spalla, pensate, di Checco Zalone. Ha aperto gli spettacoli per tanti anni a Checco Zalone, ha fatto un film con Checco Zalone, continuamente ancora continua a prestare la sua collaborazione a Checco Zalone. Ora, se lui non funzionava, sicuramente Checco Zalone, ci sono mille persone che vorrebbero stare a suo fianco in questo momento. E è stato l'ospite fisso a casa di Paola con Paola Perego, e è stato uno dei personaggi migliori di Made in Sud. Lo sentiamo spesso a Otto Volante e dappertutto. Quindi questi sono i due per la serata del 31. Al 30 ho dimenticato di metterci Roberto Ranelli. Roberto Ranelli è il modifica, quello che fa il tossico così.
che vinse una delle più prestigiose edizioni di Cabaret Amore Mio. È romano, è bravo, è un grande professionista, un animale da palcoscenico proprio di vecchio stampo, c'ha un umorismo, un monologhista tra i più bravi comici romani da 15 anni, 20 anni a questa parte. Sono 30 anni che facciamo il cabaret e a Sant'Egidio è una realtà che ci piace farla perché siamo molto amici, sia di Angio che di Nunzio, anche se ci conosciamo da 2 anni. Il nostro nome si chiama Lido degli Aranci e ci hanno spremuto proprio come gli aranci perché fare un festival con questi nomi, a questi costi, è proprio solo qua, lo facciamo perché ci piace farlo, è gente brava e merita veramente un grosso festival. Non ci avevo fatto caso forse, però effettivamente abbiamo fatto le 2 serate, la prima, non so se l'hai detto tu, prima romana e la seconda napoletana proprio. Quindi si è proprio coinciso e vedrete che sono 2 bellissime serate al top e speriamo che la gente come tutti gli anni venga in grande numero. Stiamo definendo gli ultimi nomi che pubblicizzeremo anche tramite il web tra 2 o 3 giorni al massimo. Esattamente, non aggiungo altro, lascio la parola a Nunzio. Allora, prima avevo dimenticato ovviamente di ricordare che tutte le immagini della conferenza stampa e delle serate saranno riprese e pubblicizzate da TV Internet 1, nella persona a cui abbiamo Luigi Prosperi che prima è, e il cameraman ufficiale, anche questo soggetto di chicca e di nicchia locale, oramai ufficiale in tutte le TV, è famosissimo, Luciano Zucconi, che ho la fortuna anche di avere come compagno di lavoro al lavoro, quindi ogni giorno ci confrontiamo sugli errori fatti, soprattutto i miei che dimentico sempre di dire lui. Radio Abruzzo Marche l'abbiamo già ricordato poc'anzi, abbiamo anche enunciato le qualità diciamo culturali dell'operatore presidente nonché titolare Diego Di Francesco. Ringrazio Stefania Mezzina della carta stampata Resto del Carlino ed oltre, come diciamo sempre, il centro per lei, essendo una giornalista di cultura elevatissima, scrive per più giornali, il nostro Mimmo Laurenzi per La Città, giornale locale, Pari dei Travaglini, anch'esso molto importante per le nostre manifestazioni, foto, graffiti, news, che come sempre pubblicizza gli eventi, la presentatrice che mi diceva Tullio di ricordare, che abbiamo avuto il piacere oggi, il viso del telegiornale Marche Abruzzo RTM, di cui mi sfugge il nome in questo, mi ricordavo la bellezza, Fabiola Silvestri, l'avevo dimenticato. Vabbè, la mia cultura. Poi ricordiamo anche Anthony Tribotti per quanto riguarda il service, sempre presente, non l'abbiamo fatto venire oggi che già di pelati eravamo pieni e quindi mancava, abbiamo fatto a meno. Quindi poi volevo ricordarvi il succo, insomma, di questi eventi. Noi partiamo stasera con un teatro di caratura elevatissima che è il Rifugio dei Cuccioli, la compagnia di Mociano. E quindi dal titolo Che bella famiglia, che me lo sono fatto ridire 3 volte proprio per non sbagliare, con un sacco di I e di J, perciò. E poi domani inizia la nostra 20ª sagra, qui abbiamo anche il presidente della Proloco Vincenzo Dorisi che ringrazio, 20ª sagra quest'anno più che mai, la Proloco che ha nel maggiore esponente a livello di età proprio Vincenzo, che non ha nemmeno 30 anni, gli altri ragazzi molto giovani, e noi come comune non possiamo che dar loro fiducia per tutti gli eventi che fanno, sono reduci dal carnevale estivo di Alba Adriatica, Alba Carnival, che tengo sempre a precisare è composto nell'80% dei carri allegorici sant'egidiesi, quindi è un vanto anche per noi perché quest'anno più che mai più di 150.000 spettatori lungo le vie di Alba Adriatica. E poi la nostra Notte Bianca di domenica con vari gruppi musicali con temi particolari per tutti i livelli. Sabato sera, oggi siamo proprio in via, sabato 22, io perché andiamo sempre su 2 giorni, che la Notte Bianca inizia il sabato alle 20, poi finisce alle 4 di domenica 23. Sono imballato perché ho visto il manifesto e quindi
ci siamo imballati. La parte online l'abbiamo detto, Graffiti News, TV Internet 1, anche nominato Luigi Prosper. Pari dei Travaglini, già l'abbiamo, ripetiamolo che fa sempre bene, anche qui abbiamo un capellone, anche lui l'abbiamo fatto mettere di là se no faceva troppo riflesso, e quindi invito tutti telespettatori, lettori della Val Vibrata e della Vallata del Tronto, ma chiunque voglia venire a Sant'Egidio, tutti i turisti che avranno la possibilità con le vele che sono in giro per la Val Vibrata in questi giorni, a partecipare ai nostri eventi, perché sono sicuro che passeranno dei momenti piacevoli e molto godibili, perché non facciamo mai nulla di esagerato, ma tutto di gradevole. Anche nelle delibere, nelle autorizzazioni, noi puntiamo molto al no alcol, solo divertimento, e quindi aspettiamo come tutti gli anni tante famiglie nella nostra Sant'Egidio, che è la cosa più bella, vedere genitori, bambini, nonni che si divertono in modo spensierato, e anche i livelli di musica chiediamo di tenerli sempre a un limite giusto per poterla ascoltare e godere. Quest'anno più che mai abbiamo anche artisti di strada, sbandieratori, sputatori di fuoco, si dice, tu che sei un buon... mangia e sputa fuoco, perché poveretti se lo mangiano tutto, quindi vari artisti, ci sarà anche la voglia di divertirsi con un toro meccanico in una zona country, quindi la notte bianca sarà musica africana, che dire di più, penso di aver messo tutto. Poi per quanto riguarda i comici, ho avuto il piacere l'altra sera di essere ospite a Cabaret Amore Mio, sinceramente vedere dal vivo Enzo Iachetti, Lino Banfi o perché no Renato Pozzetto, che ha avuto una standing ovation di 10 minuti, è stato bellissimo, insieme a tanti giovani che rappresenteranno il futuro di livello veramente. La nostra aspirazione è che questo Comici si nasce possa arrivare a un minimo di vicinanza a Cabaret Amore Mio, ma noi ci accontentiamo di avere intanto questo successo. Ringrazio sempre l'agenzia di Degli Aranci, che ha sposato anche la teoria della spending review, perché purtroppo, come tutti sanno, non è facile come una volta avere tante risorse economiche, soprattutto in questo periodo di crisi, destinarle alla cultura e allo spettacolo, perché ci sono delle esigenze prioritarie del sociale che vanno sicuramente compiute. Poi io ringrazio ancora la Fondazione Tercas, non è un mio vanto, è lo staff che ha collaborato con me, che era qui il 22 e il 23 di dicembre del 2014 a presentare i progetti, quindi pensate quando sia stata lunga questa progettazione, che è partita dal 29 e 30 agosto del 2014, e quindi è arrivata a questo 30 e 31 di quest'anno, passando per le notti vicine al Natale, a presentare i progetti alla Fondazione Tercas. E quindi ringrazio loro, ringrazio il Presidente, il Vicepresidente e tutti i collaboratori. E poi ringrazio già da ora tutti coloro che parteciperanno e saranno presenti alle nostre serate, i nostri presentatori, che non ho più parole per ringraziare per la loro professionalità unita alla loro bellezza, ho coperto uno, e poi speriamo come sempre di fare, noi speriamo, diamo sempre il meglio di noi, speriamo che sia anche un piacere per voi quello che noi mettiamo per tutto quello che possiamo fare. Diciamo insieme: ascoltaci, oh Signore.